come mai avete scelto Lecco come tappa per questa esibizione, esercitazione? Allora, beh, Lecco ormai è tradizione, ormai sono anni, penso siamo 5-6-7 anni che veniamo, 6 anni che veniamo tutti gli anni con, grazie alla collaborazione con Linea Wild di Lecco e quello di Monza, e facciamo appunto questa esercitazione di salvataggio con i nostri cani, ed è un'occasione per i bambini di passare una giornata diversa, perché sono bambini meno fortunati dei nostri, delle case famiglie, che oggi passano la giornata insieme anche a qualcuno dei nostri, in allegria con i nostri cani, vedendo cose tra sì, a mio avviso, belle, e anche potendo stare vicino a questi cani che sono spettacolari. Chiamalo. Avanti! Dai! Bravissima! Quali sono stati i risultati nel 2010 grazie al vostro lavoro? Ma direi che sicuramente abbiamo ottenuto degli ottimi risultati, perché sono aumentati i numeri di servizi, il numero di salvataggi, l'anno scorso dei 12 salvataggi sulle spiagge italiane, quest'anno già due ragazze tedesche, arriva del Garda salvato dalla scuola del Trentino, quindi è sicuramente una grossa risultato, perché in questo momento abbiamo i cani che sono in servizio dello Scalo di Milano, e fa pochi giorni iniziano i servizi anche sui laghi e al mare con la guardia. Siamo. In quanti siete? In Italia sono 300 unità cinofile, tutte le nostre unità cinofile tutti gli anni devono rifare l'esame, quindi è un grossissimo impegno sia dell'associazione per verificarli, sia degli stessi conduttori che tutti gli anni devono appunto rifare l'esame, e sono circa 300 con 13 scuole sparse in tutta Italia, quindi dal Friuli a Calabria, dalla Sardegna alla Puglia, cioè siamo presenti in tutte le regioni, e sicuramente la scuola capolista è quella della Lombardia, e sicuramente per noi è un grosso successo. Tra pochi minuti che cosa succederà? Ma sono le esercitazioni di salvataggio, dove tendiamo a simulare gli interventi del cane conduttore, possono anche intervenire se no, con nulla, nel senso che non è in grado di intervenire, anche perché potrebbe darsi che la persona si veda e poi non si veda più, quindi prove in cui i cani conduttori devono sapersi gestire autonomamente.